verso il derby Inter-Milan. Facciamo subito l'11 contro 11 e c'è una sorpresa davvero grossa. Una sorpresa davvero grossa, e dopo alla fine c'è anche una postilla che non piacerà a molti. Non piacerà a molti. Iniziamo. Prima di iniziare, questo è il canale YouTube Calcio più bello d'Italia, d'Europa, del mondo, aperto 24 ore su 24, ragazzi. Quindi iscrivetevi, siete già tanti. Vi iscrivete a centinaia praticamente al giorno, quindi non ho che dirvi grazie, 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 grazie ancora. Siete sempre di più, mi raccomando, iscrivetevi. Forse apro un canale extra, dico CTN extra, beh, ma ve lo dico in giornata, magari nei prossimi giorni. Iniziamo. Sommer contro Maignan. Io do a Sommer 6, a Maignan 8. Maignan è più forte, c'è poco da fare. Sommer ancora lo dobbiamo conoscere, 6. Quindi in questo momento Inter 6 punti, Milan 8 punti. Darmian Calabria. Darmian 6,5, Calabria 6,5, sono stato un po' buono con tutte e due. Darmian è uno che si sbatte un po' di più, però Calabria, diciamo, le sue partite se le fa quando c'è, diciamo, un giocatore anche importante per il Milan. Quindi io faccio Inter 12,5, cioè la somma è Inter 12,5, Milan 14,5. Vedete quanto fa il portiere. De Vrij, Kier, e qua sono un po' buono con Kier perché ultimamente sta giocando poco, invece De Vrij sta giocando tantissimo, però da tutte e due 6,5 e ce ne usciamo così. Li metto a pari merito, alcuni preferiranno Kier, alcuni preferiranno De Vrij, però siamo lì. Inter 19, Milan 21, è sempre il portiere fino adesso che fa la differenza. Bastoni, ciao. Bastoni do 7, ciao do 6,5. So che molti milanisti sono affezionati a questo giocatore e pensano che questo giocatore ha un futuro veramente grande per il Milan, però Bastoni è più tempo che gioca, è più tempo che è titolare, secondo me dà più, molto più palle là davanti. Metto 7 contro i 6,5. Quindi abbiamo Inter 26, Milan 27,5. Barella, Loftus-Cheek, do 7 a Barella e 6,5 a Loftus-Cheek. Abbiamo visto Loftus-Cheek solo per 3 partite, magari sarà un diverso fra 20 partite e 15 partite, ma l'abbiamo visto solo adesso. Barella ha giocato tantissimi derby e quindi lo conosciamo benissimo. Inter 33, Milan 34, si incomincia a vedere che si accorcia un po' il divario. Çalhanoğlu, Krunic, 7 a Çala e 6 a Krunic. Sono i primi ragazzi del Milan, i tifosi del Milan, che credono a Krunic fino a un certo punto. Çala più forte, ha più piede, ha più gamba. 7 a 6. Mkhitaryan, Reinders, 6,5 a tutte e due. Adesso sono un po' più buono con Mkhitaryan. Reinders sta facendo vedere belle cose, però anche lì è giocatore giovane. Attenzione, il derby va giocato, bisogna avere esperienza. Il Milan sta mettendo molti giocatori alla prima. Comunque 6,5, quindi abbiamo Inter 46,5, Milan 46,5. Di Marco, Pulisic. E io metto 7 a tutte e due. Di Marco sta facendo di tutto. In nazionale non mi è piaciuto tanto perché si giocava a 4, ma quando si gioca a 3 lui ha tutta la fascia davanti. Di Marco è un signor giocatore. Pulisic sta facendo vedere, sta segnando, quindi io do 7 anche a lui, cioè si è già messo in mostra. Inter 53,5, Milan 53,5. Thuram, Jovic. Ragazzi, qua io metto 6,5 a Thuram, che ha già segnato pure con la Francia. Jovic io do 5, e potete dire quello che volete, ma se io prendo il Jovic della Fiorentina, che neanche se lo spingevi lui segnava, e dopo sì, va bene tutto, però Jovic 5, Thuram 6,5. L'Inter balza al comando, Inter 60, Milan 58,5. Lautaro, Leao, per rispetto a tutti questi due giocatori do 8 a tutte e due. Rispetto a tutte e due, sono tutte e due forti. Uno può pensare che uno sia più forte dell'altro, ma sono tutte e due forti. Lautaro segna di più. Lautaro segna di più, però Leao spezza di più le azioni, quindi li metto equivalenti. 8, Inter 68, Milan 66,5. Vince l'Inter, non è così, non sarà così. Però se andate a guardare la panchina, chi può entrare, qua il discorso cambia tanto. La panchina dell'Inter mi sembra più forte. Ragazzi, abbiamo Acerbi, Caldara. Acerbi 6,5, Caldara 5. Dai, ragazzi. Pavard, Florenzi. Pavard con tutta l'esperienza, Bayern 6,5, Florenzi 6. Mi sono sentito di dare questo. Quadrado, Musà. Musà non lo conosciamo completamente, non mi venite a dire ah, lo conosciamo, è forte. Quadrado lo conosciamo, straconosciamo, e sto dando 6,5. Solo 6,5.
Frattesi Chukwueze, e Frattesi 7, sta segnando ovunque, questo è il giocatore del giorno, del momento. Chukwueze ogni volta che è entrato ma è uscito senza fare nulla, cioè 6, io do un 6. Arnautovic e Okafor, qua do tutte e due 6, ma sono un po' severo con Arnautovic, perché comunque Arnautovic i gol li ha sempre fatti, ha segnato anche con l'Austria adesso. Okafor, chi ha visto, cioè diciamoci la verità, chi l'ha visto fino adesso. E qui abbiamo come panchina 32,5 l'Inter e 29 il Milan. Vince l'Inter? No, perché magari puoi anche essere con 80-20 e dopo ti vince il Milan. Però sapete, facendo questo 11 contro 11 è venuto fuori che il Milan ha molti giocatori nuovi per questo derby, davvero. Ok, Maignan l'ha giocato i derby, Calabria l'ha giocato, Kier l'ha giocato, Ciao no, magari ha giocato un derby ma non ha quell'esperienza che hanno gli altri, ed è uno. Loftus-Cheek, questo è il primo derby e sono due. Krunic li ha giocati, e Reinders no, e sono tre. E già sono tre giocatori nuovi per il derby. Pulisic l'ha mai giocato? No, e sono quattro giocatori nuovi per il derby. Jovic l'ha mai giocato? No, e sono cinque. Cioè sono cinque giocatori nuovi per questo derby. E questo può essere un elemento. Questo può essere un elemento abbastanza forte di questo derby. Questo mi aspetto. Se vado a vedere l'Inter, Sommer non li ha mai giocati, quindi è uno. Darmian sì, De Vrij sì, Bastoni sì, Barella sì, Çalhanoğlu sì, Mkhitaryan sì, Di Marco sì, Thuram no, e sono due. E Lautaro sì. Sì, cioè capite, sono tanti. Io fra panchina, fra questo fatto del derby, fra il fatto che comunque l'Inter le ha vinti i derby l'anno scorso, e li ha vinti, e come, io da tanto che il Milan non vince contro l'Inter, vedo un po' favorita l'Inter, ma alla fine so che è un derby, il derby è quello che è. Ci arrivano tutte e due molto, molto ben messe. Io quello che ho visto in giro per queste nazionali, che i giocatori dell'Inter hanno la gamba, ma anche quelli del Milan, cioè la gamba c'è, la volontà c'è, la voglia c'è, la tranquillità c'è, sono effervescenti tutte e due, una non ha preso gol, una ha fatto tanti gol, ci sono, una è il capocannoniere che è Lautaro, non dimentichiamoci, se non ricordo male, 5 gol senza rigore, cioè questo qua ha fatto 5 gol senza rigori. Cioè ci sono attaccanti che alla fine del campionato, quando gli fanno 10 gol, sono forti, hai fatto 10 gol, sei buono, un buon attaccante, questo già ne ha fatto 5, ancora non è iniziato il campionato. Cioè queste cose bisogna metterle, queste cose bisogna apparecchiarle, dove è tutto un gioco. Fatemi il vostro 11 contro 11, e vedete, dopo che l'avete fatto, nei commenti mettetemi anche il totale, se il totale si avvicina a quello che è il mio totale. Il totale finale è 68 e 66 e 5, è veramente vicino. Se io faccio questo qua, Inter-Juventus, il totale è diverso. Assolutamente, capite? Però Inter e Milan sono molto vicini, così come potrebbe essere vicino il Napoli, o comunque sono lì, testa a testa. Sarei curioso di Inter-Roma, o Milan-Roma. Sarei molto curioso di Milan-Roma, Inter-Roma. Questo sì, per capire un attimino effettivamente se è una questione di allenatori o di giocatori che hai in mano o che non hai in mano. Comunque ci facciano divertire dopo questa sosta con questa nazionale un po' così. Abbiamo perso tempo, fra le tante cose, che non è un gran periodo, fra le tante cose per me non ci voleva neanche questa sosta, però finalmente ritorna, ci sarà un super sabato, Juventus-Lazio. Finisce Juventus-Lazio il derby, il super derby, e dopodiché tanto così, come diciamo con pietanza finale, facciamo un Genoa-Napoli, che non è cosa di poco conto, quindi sarà sicuramente un super sabato. Voi sapete, questo canale segue tutto, quindi se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi. Sto pensando di iniziare un altro canale, Diego CPN Extra, dove parlo di cose di vita. Parlare di cose di vita, e quindi sareste voi, i vostri commenti, le vostre domande, e parlare di argomenti presi così dal nulla, o quantomeno una discussione con amici. Questo è quello che intendo, questo Dico CTN Extra, magari lo faccio partire anche oggi. Ditemi voi cosa ne pensate di un canale Dico CTN Extra dove si parla di non solo calcio, si parla di altre cose, di tantissime altre cose, cose di attualità, ma più che altro anche pensieri, scambiare i pensieri, scambiare il modo di vedere la vita. È importante perché sareste voi comunque sicuramente a darmi, diciamo,
l'oggetto, ecco, l'argomento di cui parlare. Mi potreste dire, che ne so, Diego, cosa ne pensi del fatto che ci sono tanti divorzi in questa società? Oppure, Diego, cosa ne pensi di tante cose, quelli che ci sono, quelli che è la vita nostra, dei prezzi che sono aumentati, o di tutto quello che volete. O ovviamente staremo, eventualmente sto pensando a fare questo, però sempre con argomenti che sono parlabili, che puoi parlare. Non mi andrei a mettere in argomenti troppo rognosi, antipatici, legali, questo assolutamente no, però sicuramente argomenti che ci potrebbero interessare. Vediamo, ci sto pensando così a testa libera. Nel frattempo iscrivetevi a questo, mi raccomando, ragazzi, alla prossima. Ci sono questi canali quiz per questi ragazzi che sto aiutando. Oh, non mi state dispiacendo, è una cortesia che vi chiedo, di iscrivervi quei canali, se vi potete iscrivere su quei canali, non vi costa niente, ragazzi, non vi costa niente. Se vi iscrivete, fate una cortesia, vi metto il link sempre in descrizione. Alla prossima, vai Inter Milan, dai, dai, che si avvicina. Ciao ragazzi, ciao ciao.